Amici di Pupia, siamo con la professoressa Natale. Questo progetto Open Day in cosa consiste? Allora, il progetto Open Day presso l'ITC Gallo di Aversa è un progetto che si svolgerà su 3 giornate, venerdì, sabato e domenica, esattamente 26, 27 e 28 gennaio dell'anno scolastico 2011-2012. È un progetto che ha la grande ambizione di portare presso di noi alunni delle terze delle scuole medie di tutto il distretto numero 15, e i nostri periti ragionieri saranno sicuramente coloro i quali affronteranno il futuro con una maggiore preparazione e con un grande impegno. Quindi un Open Day che si svolgerà portando presso di noi queste nuove leve preparate, pronte a risolvere diciamo noi conti aziendali, ma non solo, a dare aiuto a quella che è la grande azienda che è l'Italia. E quindi il nostro istituto offre, attraverso attività curriculari e attraverso attività extracurriculari, una preparazione ad hoc, una preparazione moderna, una preparazione contemporanea, una preparazione pronta al futuro, con materie giuridiche, economiche. Noi dobbiamo essere imprenditori di noi stessi, farci un nostro progetto, mettere fuori le nostre abilità, le nostre competenze, le nostre conoscenze, e il nostro istituto è quello che darà a tutti coloro che verranno dalle scuole medie, che sceglieranno il nostro indirizzo di studi, li metterà in condizioni di poter avere una vita pronta ad affrontare qualsiasi esigenza. Poi, voglio dire, non finisce qua, perché abbiamo attività che riguardano la legalità, importantissima per la nostra zona. Abbiamo il giornalino online, abbiamo il teatro, abbiamo molti progetti che vengono espletati in orari extracurriculari, interessando attività manuali come il restauro del legno, come la sartoria, come l'informatica. Abbiamo avuto il giudice Sirignano, abbiamo avuto Veronica De Laurentiis, abbiamo avuto altri testimonial del mondo economico come personaggi della Commercio, del COP, Centro Orientamento Professionale, un istituto all'avanguardia per la struttura economica, per i laboratori informatici, scientifici, linguistici, anche un laboratorio di persone che lavorano per far sì che la società avanzi e che il Meridione dia di sé un'immagine diversa che forse qualcuno dà delle nostre parti. Allora, siamo nella segreteria didattica dell'ITC Gallo di Aversa. Le signore sono preparatissime e sempre pronte ad ogni esigenza degli alunni che si vengono ad iscrivere per la prima volta. I find another man. Is it easy to sleep in the bed that we made? When you don't look back, I guess the feelings start to fade away. Ooh, I used to feel your fire, but now it's cold inside. And you're back on the street like you didn't miss a beat, yeah. Tell me what it takes to let di questo istituto dell'ITC a Gallo e sono della quarta F.
Questa scuola è molto discriminata perché non è un liceo e quindi tutti quanti la discriminano. In realtà però ti prepara nel mondo del lavoro perché si diventa ragionieri, c'è chi ovviamente continua con l'università e chi si ferma che può già, diciamo, lavorare. E niente, posso dire che i professori sono molto bravi e molto preparati. Noi sappiamo che hai partecipato a una gara di Dante Alighieri. Sì, l'anno scorso ho partecipato, sono stata scelta nella scuola per partecipare a questa gara e che si è tenuta a Napoli, nella provincia di Napoli, e purtroppo sono arrivata seconda, però è stata una bella esperienza da fare. Sì, quest'anno parteciperemo a un concorso poetico letterario incentrato sul seminario. Abbiamo prodotto un calendario incentrato sul seminario di Aversa Vescovile. Come invogliare i ragazzi delle scuole medie a venire in questo istituto? Questo è veramente un bell'istituto, soprattutto abbiamo in questa scuola abbiamo moltissime attività, tra le quali abbiamo molti laboratori, sia scientifici che tecnici. Abbiamo una grande palestra, come potete vedere. Noi siamo delle ragazze della prima e ci troviamo molto bene in questo istituto. Anche i professori con noi sono molto disponibili, ci vengono incontro in tutti i modi. Questo istituto è un ottimo istituto anche per inserirci nel mondo del lavoro, perché anche dopo il diploma possiamo già lavorare senza continuare per l'università. Spero di avere ottimi sbocchi su questa scuola. Anche i professori sono molto ci aiutano in qualsiasi difficoltà, riescono a superare i problemi insieme a noi, sono molto disponibili. Siamo con il vicepreside. Parecchi ragazzi non sanno alle scuole medie che diciamo, le attrezzature, i laboratori che abbiamo, quindi consiglierei di portarli qui a far visitare il nostro istituto, insomma, di modo che si rendano conto della validità dei laboratori, delle attrezzature che abbiamo. Come la trovate questa scuola? Benissimo. E lei chi è? A Cordabrice Scolastica. Questo è l'ascensore di cui l'istituto è munito, poiché la nostra scuola è attenta alle esigenze dei diversamente abili, che accoglie con entusiasmo e gioia per inserirli come tutti gli altri ragazzi nel mondo della scuola e nel mondo del lavoro. One, two, three, four. Qui i ragazzi giocano a pallavolo, basket, attrezzistica, cavallo, quadro svedese, pallacanestro, già l'abbiamo detto. Poi abbiamo i campetti all'esterno, campetti di calcetto, i calcio a 5. Partecipiamo a tutte le attività studentesche anche fuori dal distretto di Aversa. Abbiamo vinto campionati di calcio, di calcio 5, di pallavolo. Calcio 11 pure, perché pure calcio 11 abbiamo vinto. Il TC Gallo di Aversa è un istituto perché voglia di studiare. Per quelli che hanno voglia di studiare, quindi possono iscriversi a questo istituto. L'Istituto Tecnico Commerciale Gallo adesso si è avviato ad essere praticamente non più IGEA, ma con la revisione con la riforma è diventato amministrazione, finanza e marketing. Quindi i ragazzi del terzo anno continueranno con un percorso che è un po' diverso rispetto a quello precedente. A questo volevo aggiungere che noi siamo un centro contro la dispersione scolastica e quindi ci siamo caratterizzati per diverse attività fatte in tal senso a contrastare questo fenomeno e anche quest'anno ci sono dei moduli che saranno esclusivi proprio per contrastare la dispersione scolastica. Quindi il futuro di questa scuola sicuramente sarà un futuro buono, eccellente, se tutte le parti che compongono questa complessità che poi è la scuola, quindi dal professore al collaboratore scolastico, personale tecnico, ATA, dirigente, docenti, tutti quanti, devono praticamente avere le idee chiare su dove vogliono portare questa scuola e come farla per renderla sempre più, diciamo, appetibile, no? Per il territorio, cioè una scuola che si è molto integrata col territorio, lo deve fare però in un modo che deve essere sempre più positivo. Yeah.
nostro istituto è pronto alla legalità e all'ordine, tanto che ha istituito un giardino della memoria dedicando piante e fiori ai nostri eroi, come il giudice Borsellino, il giudice Falcone alla sua scorta e tutti coloro che sono morti per mano della criminalità. Come potete vedere, le piante da piccole piano piano stanno crescendo, così come sta crescendo la legalità sul nostro territorio. Professoressa, la referente alla legalità, professoressa Narcisa Campofrido, un commento su questa giornata? È una giornata interessantissima perché si dà l'opportunità agli studenti delle scuole medie di poter visitare questo istituto, interagire con gli studenti che sono qui presenti e vedere di persona e sapere di persona quali attività si svolgono il pomeriggio. Quindi una scuola sempre aperta mattina pomeriggio per gli studenti. Io darei la parola agli studenti perché sono loro gli attori principali e prendiamo una ragazza a caso, vediamo un po' con te. Che cosa ne pensi di questo progetto che viene svolto durante il pomeriggio, quindi dopo tante ore di lezione la mattina? Ti pesa? No, sinceramente non mi pesa, anzi penso che sia molto utile e molto istruttivo. Sono una ragazza di quinta che è il primo anno che partecipa a questo progetto e mi dispiace non aver partecipato anche gli anni scorsi. Devo dire che è davvero molto affascinante questo progetto e vorrei invitare anche gli altri ragazzi che saranno poi negli anni successivi a partecipare. Che cosa ti è piaciuto di più quest'anno? È iniziato da pochissimo il progetto, l'abbiamo iniziato da 2-3 mesi, però abbiamo svolto delle attività. Vediamo un poco, facciamo rispondere qualcun altro? Te. Come ti chiami? Sono Maria, sono una studente del corso G dell'anno terzo e il primo anno che comunque frequento questo corso. Beh, sono stata attratta dal primo incontro anche perché comunque me ne hanno parlato molto bene la professoressa Narcisa Campofreda e il professor Salvatore Galluccio. Beh, dal primo incontro comunque abbiamo parlato del primo tema che comunque erano i diritti umani. E che cosa avete fatto? Che cosa abbiamo fatto? Se lo vuoi far sapere anche agli alunni di scuola media. Sì, in pratica abbiamo fatto all'inizio un questionario sulla legalità dove comunque abbiamo capito che la legalità non è comunque un modo diverso dal vivere, ma è comunque vivere la realtà quotidianamente, comunque sotto l'aspetto comunque anche delle leggi da rispettare. Poi comunque nei vari incontri abbiamo parlato delle diverse religioni e comunque qui anche abbiamo elaborato delle immagini e delle informazioni comunque relative ad esse. Poi sempre comunque nel tema dei diritti umani abbiamo visto un film che si chiama Il buio oltre la siepe, dove qui comunque si parla anche del razzismo nei confronti dei disabili e dei colori diversi comunque delle varie razze delle persone. E poi successivamente, l'ultimo incontro che si è svolto prima di Natale, siamo andati al centro polifunzionale di Aversa, dove qui comunque abbiamo avuto rapporti con altre realtà diverse dal nostro quotidiano, dal nostro vivere. Noi abbiamo parlato un pochino di quello che stiamo svolgendo per quanto riguarda l'educazione alla legalità. Tanti altri colleghi stanno portando avanti discorsi diversi. Cosa volete dire agli alunni che si iscriveranno a questo istituto? Volete dire qualcosa? Beh, che è aperto, possono quindi partecipare tutti e anzi io vi invito proprio a partecipare. Quindi ragazzi, cercate di seguire i vostri docenti, le opportunità che vi vengono offerte. E un sapere di questo istituto non soltanto a livello di libri e di conoscenze libresche come si suol dire, ma diciamo che il raggio è molto più ampio. Vi invito tutti quanti a partecipare. È uno degli istituti che comunque dà un diploma completo, un diploma che è spendibile all'esterno anche nel futuro, come l'è stato nel passato lo sarà anche in futuro. Noi prepariamo dei giovani sia a livello di ragioneria, quindi del marketing prossimamente con lo nuovo ordine
ordinamento, ma a livello informatico, con le attrezzature che questo istituto ha, stanno a un ottimo livello. Cosa ne pensi di questa iniziativa della scuola? Iniziativa molto importante per i ragazzi che vengono dalle medie e vogliono conoscere nuove esperienze e fare nuove esperienze e avere un futuro migliore. Questa scuola è veramente carina proprio perché sono cose divertenti, anche se si deve studiare. E con un po' di impegno e anche con un po' di divertimento si va avanti e trascorrono i 5 anni in modo tranquillo. Qual è il suo ruolo in questa scuola? Il mio ruolo è quello di collaborare col preside per quanto riguarda la organizzazione didattica dell'istituto, cioè mi riferisco praticamente al funzionamento degli organi collegiali, alla dinamica dell'apprendimento e quindi coordino questi lavori che logicamente poi i diretti attori responsabili sono i consigli di classe. Il mio è solo e semplicemente un coordinamento. Siamo con il preside Gennaro Cristiano. Questo progetto Open Day in cosa consiste? È un progetto per la verità ambizioso, condotto con tenacia dai nostri stretti collaboratori, in particolar modo dalla professoressa Antonietta Natale, e vuole mirare proprio a rendere consapevoli i ragazzi nella loro scelta, non solo per quanto riguarda l'aspetto più propriamente scolastico, ma anche per il mondo futuro che li attende. Quindi è un progetto sotto questo aspetto molto utile per i ragazzi sia nell'immediato, ma sia anche nel periodo medio termine. Hey, hey.